parte il capitano, eccolo il cross di testa, Nainggolan, poi il pallone fermato da Simplicio, quindi Taddei rilancia ancora sulla sinistra per il capitano, ha fatto molto bene Rodrigo, palla per il capitano, Pisano lo punta, ancora il capitano, lo spazio per il cross, la palla che attraversa tutta l'area di rigore, poi finisce fuori, ma c'è il fallo su Danielino, è calcio di rigore, fallo su Danielino. Danielino era andato sul pallone, la palla attraversata e c'è stato anche l'ammonizione, vediamo per, se è per Daniele Conti. Danielino che è stato atterrato, e calcio di rigore in favore della Roma. Vediamo adesso, tra poco rivedremo magari l'azione in replay. Danielino che è stato messo giù, ecco, attraverso le nostre telecamere, ed eccolo lì, assolutamente netto il calcio di rigore per la squadra giallorossa. Giocatore, forse Canini, il giocatore che è stato ammonito. Quello che interessa di più è che adesso la Roma ha questa opportunità, calcio di rigore, è pronto il capitano a battere, il capitano contro Agazzi, la rincorsa, parte il capitano, il tiro, finalmente lo rivediamo, successo il dito, è la Roma che passa in vantaggio su calcio di rigore trasformato dal capitano, terzo gol in campionato, tiro centrale di Potenza, secondo rigore che è stato trasformato, la Roma che passa in vantaggio esattamente al 21esimo minuto, il rigore assolutamente netto per il fallo di Canini ai danni. Ed eccolo, infatti, che lo rivediamo, era assolutamente netto, lo ha tenuto Canini, lo ha tenuto in maniera assolutamente netta. Calcio di rigore per la Roma, trasformato dal capitano, ammonizione per Canini, fallo su Danielino De Rossi. Roma che passa in vantaggio al 21esimo minuto.